Ciao amiche ed amici, con piacere vi mostro questo video di una colomba fatta insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre di Rosa Di Fonso, che ci ha seguito con le sue indicazioni, i suoi videoclip sulla pagina Facebook e ci ha guidato fino alla realizzazione di questa splendida colomba. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci tutti pronti per seguire tutte le indicazioni che Rosa ci dà sul gruppo. Come sapete, per fare colomba o panettone bisogna preparare prima la pasta madre, vedete questa è la mia, quindi rinfrescare tutti i giorni la pasta madre e l'ultimo giorno la parte che ci serve per 3 volte, per arrivare nel tardo pomeriggio a fare l'impasto. Qui Rosa ha messo la sua pasta madre bella in forza dentro il cestello della planetaria e la scioglie. Noi seguiremo tutti i suoi passaggi, però adesso vi metto anche la descrizione dei passaggi, così se mi sfugge qualcosa potete leggere. Scusate la voce stamattina. Bene, una volta messi tutti gli ingredienti come da descrizione, prima i tuorli, tutto piano piano, un po' per volta, riportando ad incordatura, alla fine ci troviamo, come vedete, il velo e un bel impasto, eccolo qua, questo è quello di Rosa. Per leggere bene le descrizioni, mi raccomando, basta fermare l'immagine perché delle volte mi chiedono, scorre troppo veloce. Pausa e vi leggete piano piano le descrizioni, ok? Allora, Rosa qui ha messo l'impasto su una tavola che ha unto con olio oppure con burro, forse meglio con l'olio, ma se avete il piano liscio non c'è bisogno di ungere. L'impasto è molto bello, qui Rosa lo pirla, la stessa cosa faremo noi seguendo tutti i suoi passaggi. Guardate com'è bello, che bel velo. Vi ricordo che siamo sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, stiamo seguendo un impasto collettivo. Siamo in tanti a partecipare a questo impasto, stiamo facendo il primo impasto, poi di seguito vi metterò la descrizione, gli ingredienti, scusate, gli ingredienti del secondo impasto e dell'emulsione. Bene, una volta pronto, pirlato, mettiamo in un contenitore possibilmente dritto e alto perché questo impasto deve arrivare a 3 volte il suo volume, quindi faremo un segnetto e ci vorrà del tempo, sicuramente tutta la notte. Questo è il mio, farò la stessa cosa che ha fatto Rosa, eccolo qua, e ho messo un segnetto. Bene, ci prepariamo l'emulsione e gli ingredienti per il secondo impasto. Trovate la descrizione di seguito. Mettiamo nella ciotola il primo impasto, poi gli ingredienti piano piano facendo assorbire un po' per volta e tenendo sempre l'incordatura, poi l'emulsione e per ultimo le sospensioni, ognuno di voi metterà le sospensioni che ha deciso di mettere.
Una volta pronto, l'impasto va messo dentro la ciotola e lasciato riposare per un'ora. E qui Rosa procede per la pirlatura. Una volta pirlato, poi va diviso, questo è l'impasto, dovrebbe essere 1 chilo, e se decidete di fare due stampi da 500 oppure uno da 750, un altro da 300, come volete. Quindi per due stampi da 500 si divide a metà. Ogni volta pirliamo, ogni volta che dividiamo. Ok, ci siamo quasi. Ok, e si procede per la prima colomba. Allora, qui Rosa adesso divide l'impasto per fare il corpo, questo di là che è più grande, e poi le ali le divide. Io invece ho lasciato il pezzo intero delle ali, però è lo stesso, eh? Anzi, forse questo metodo di Rosa riempie meglio gli spazi dello stampo. Vediamo un attimo come procede. Ogni pezzo va sempre pirlato ancora. Ok, ora sta mettendo il corpo della colomba. Gli stampi credo siano da 500, questi che sta usando lei. E poi le ali in questo modo. Ok. E la prima è pronta, eccole qua. Queste vanno coperte e lasciate lievitare, poi vi metto le descrizioni. Questa invece è la mia, come vedete ho messo prima sotto le ali e poi il pezzo sopra. Dopo la cottura, queste sono di rosa, vanno infilzate e capovolte fino al raffreddamento e poi vanno decorate. Io ho preferito fare la glassatura classica, eccola qua, con delle mandorle sopra. E senza aspettare poi per farcirle, però guardate come sono belle queste di rosa con il cioccolato bianco sopra. Guardate, uno spettacolo, veramente belle. E ora vediamo anche la fetta della prima che Rosa ha aperto. Vediamola un attimo, eccola qua. Direi che è uno spettacolo, veramente bella, morbida e profumatissima. Di seguito trovate anche foto degli amici che hanno partecipato, ma ho preso proprio le prime foto perché per fare subito il video, visto che ci sono tante richieste, ho preso soltanto le prime che sono arrivate. Bene, amici, io direi che questo collettivo è riuscito molto bene, come del resto tutti gli altri, sotto la guida di Rosa, non si può sbagliare. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!